sera. E in questo caso, buon Natale. Forse starete vedendo questo video esattamente il 25 dicembre. Io invece sono qui per, diciamo, annunciarvi che questo sarà l'ultimo video dell'anno. Attenzione, l'ultimo video dell'anno. Lo so che tutti quanti gli haters ad un certo punto ci hanno sperato dicendo: wow, finalmente te levo dalle mani. E invece questo è semplicemente l'ultimo video dell'anno del 2017, perché appunto fra la settimana del 2018 CBShow, cioè la cyberbulla del tubo, torna a fare le sue parodie. Perché sì ragazzi, da gennaio rivedrete di nuovo le parodie sul canale, cosa che mi chiedete tutti quanti ogni santo video. Ci sono tanti dei commenti che chiedono queste parodie, e queste parodie ragazzi stanno tornando più belle, più belle e più divertenti. Vabbè, stanno tornando semplicemente le parodie. Comunque sono qui ragazzi appunto per registrare questo ultimo video dell'anno. Che dire, 2017 è volato, 2017 è pieno di emozioni sia positive che negative. Periodi belli, brutti, passati, veramente tante cose da raccontarvi, ma pochissimo tempo rimasto ancora per, sperare in una gioia in questo 2018, perché nel 2017 tutti noi abbiamo sperato una nuova gioia, una nuova vita piena di emozioni, piena di tante cose belle che non sono arrivate. Però noi ogni anno ripartiamo carichi dicendoci a noi stessi: dai, quest'anno prendo tutti 8, dai sì, quest'anno è finalmente la smetterò di trovare. Invece niente, siamo sempre qui come l'anno prima. In questo anno ho visto tantissime emozioni, ho raggiunto i 300.000 iscritti, quasi 400.000, mancava poco così, arrivavo a 400.000, però dai, questo 2018 ragazzi lo sono dovuto annunciarvi che è il nostro anno. Il nostro anno perché questo 2018 ci saranno tantissime cose, e ci sarà un'esplosione ragazzi assurda. Ci saranno tante notizie, tante notizie che sono già pronte a darvi, ma che non voglio spoilerarvi niente, perché appunto sennò vi rovinerei tutta quanta l'effetto sorpresa, no? Tante sorprese, tante cose nascoste che vi voglio assolutamente raccontare il prima possibile, appena mi sarà concesso e appena proprio sarò pronta ad annunciarle. Mamma mia ragazzi, mamma mia, questo 2017 è volato in un modo assurdo. A me soltanto sembra che ieri è iniziato il 2017, invece eccoci qua alla fine. Ora in questo momento è l'una di notte del 24 dicembre 2017. Sarà strano perché col 2018, quindi con il prossimo anno, con l'inserimento del prossimo anno, ragazzi, la nostra TV show si avvicina ai 16 anni. Mamma mia, gente me ne dà 11, invece ne faccio 16 quest'altro anno. Mamma mia, che angoscia. E poi fra 2 anni, ragazzi, sono maggiorenne. Cioè, mi ci vedete da me fra 2 anni? Fra due anni? Dove? Qua? Quando? Poi ragazzi, nel 2018 prenderò questo benedettissimo patentino, perché sì ragazzi, sto prendendo il patentino. Per chi non sapesse che cos'è questo patentino, è semplicemente una patente che possono prendere i minori a partire dai 14 ai 17 anni, credo di sì. Vabbè, credo che sia così, oppure si può continuare. Vabbè, comunque questa patentina si può prendere dai 14 anni in su, fai l'esame di guida come lo fanno tutti quanti e niente, puoi semplicemente portare una macchinina di 50 di cilindrata oppure il motorino. Che dire, un passo abbastanza grande, perché portare una macchina, alla fine una macchinina, ma comunque una macchina, vai comunque su strada, è una grande responsabilità. Ci vuole tanta preparazione, infatti questi mesi mi sto impegnando a studiare a fondo, mi sto impegnando comunque a dare il massimo di me stessa, perché voglio assolutamente passare questo esame, questo benedettissimo esame. Voglio assolutamente dimostrare a me stessa che sono in grado di prendere questo benedettissimo esame, appunto questa benedettissima patente in realtà. Facciamoci le corna, affatemi buona fortuna, perché dopodiché mi beccherete se vi scio in strada. Se la beccate, meglio che vi gira dall'altra parte e correte. A parte questo, poi nel 2018 ragazzi dovrò affrontare un viaggio molto interessante, che poi scoprirete tutto quanto più avanti, tranquillissimi. Queste cose poi le scoprirete con il tempo. Dico tanto che dovrò affrontare un viaggio abbastanza importante, un viaggio molto particolare, con una persona abbastanza particolare, e credo che sarà un viaggio veramente fantastico. Già lo vedo da qua questo, già me lo sto immaginando, è un viaggio... È un viaggio, diciamo, che aspetto sia io che quella persona. Lo stiamo aspettando questo viaggio, lo stiamo aspettando, perché è veramente una cosa fighissima. Quindi
stay tuned. Poi di progetti in corso ne abbiamo tantissimi, veramente tanti, ne ho tantissimi in testa, già ne sto portando avanti 2, 3 quasi. Cioè ragazzi, veramente tante robe che quando li vedrete direte: wow, c'è riuscita lei a fare una cosa del genere, sa, fatta TV show, la famo tutti. Poi volevo fare un ringraziamento speciale a tutti i 377.000 iscritti. Che dire ragazzi, ho fatto quasi 200.000 iscritti in un anno. Pazzesco, pazzesco, veramente pazzesco, perché veramente, wow, mamma mia, fantastica, figa, guarda che roba, oh, cioè, ma mica spizzoli qua, Ogni volta che leggo questo numero a sei cifre, rimango scioccata e dico: ma come caspiterina ci sono riuscita, che sono partita da un iPhone 5, da un telefono qualsiasi che hanno più o meno tutti, diciamo, da un telefono comunque. Sono arrivata fino a qua. Veramente fantastico. Ora mi trovo qui ragazzi con la mia nuova postazione, perché mi sto facendo la nuova postazione. Vi do un piccolo spoiler: guardate qua che ho messo la seconda scrivania, lì la stampante, lì le casse. Qui ho 2 monitor e in più qua ce n'è un altro che è spento, però sto aspettando appunto che mi arrivi una cosa da Amazon, il cavetto che me lo fa collegare, così ragazzi ho 3 monitor. Cioè, quanto youtuber pro sono? 3 monitor. Poi, mamma mia. Questo anno ragazzi ho conosciuto tante persone. Persone fantastiche. Alcune fantastiche. Poi in questo anno ragazzi ho scartato tanta gente. Tanta gente che mi sono resa conto soltanto adesso di quanto schifo queste persone facciano. Persone che mi hanno sfruttata, persone false, comunque persone che ho dimenticato da mesi, e persone diciamo inutili nel mio percorso. Ma non nel percorso nell'ambito di follower o cazzate del genere, nel mio percorso di vita. Inutili nella mia vita, inutili nel sostenere una persona, inutili in qualsiasi ambito di, appunto, di proprio di umanità, capite? Quindi mi sento fiera di essere riuscita ad aprire gli occhi su tanta gente. Ma io so, ma io ragazzi sono consapevole che ci sono tante persone che io conosco che forse in questo momento mi hanno anche scritto un messaggio così a caso. Forse in questo momento ragazzi sono proprio loro che fra qualche mese scarterò, perché mi renderò conto che queste persone in questo tempo, nell'arco di questi mesi, nell'arco di queste settimane, comunque indipendentemente dal fatto da quanto tempo ci conosciamo, mi hanno usata. E poi sarò qui di nuovo, non qui diciamo nel 2018 ormai, a guardare questo video e dire: wow Silvia, ci avevi proprio ragione, lo vedi che tu nel 2017, il 24 dicembre all'1:06 del 2017, l'avevi detto che queste persone scartavi. E alla fine ragazzi sarà proprio così. Ma comunque, a parte queste cose abbastanza tra virgolette tristi diciamo della vita, voi ragazzi come state? Come avete vissuto questo 2017? Io l'ho vissuto bene, tra alti e bassi, ma l'ho vissuto bene. Tante notizie interessanti, eventi fantastici, ho avuto l'opportunità di salire sul palco del Romix. Come stavo dicendo, ho conosciuto tante persone. Finalmente ragazzi, diciamo che sono riuscita ad avere una stanza decente, perché io ragazzi la mia stanzetta diciamo l'ho sempre tra virgolette odiata. Finalmente mi sento veramente fiera di tutto quello che sto facendo in questo momento. Non perché ragazzi una persona se la in questo momento quando dice sono fiera di quello che faccio, non perché uno se la tira, ma perché è soddisfatto del suo impegno e dei risultati. E io sono veramente veramente soddisfatta dei risultati che in questo momento mi sta dando la vita, diciamo, i miei sforzi, quello che mi sta dando la vita. Forse per alcune persone fare video su YouTube è una banalità, cioè mettersi lì con la telecamera e caricare un video forse da tutti, oppure no, o sembra così facile, ma vi assicuro che non è così, perché vi ricordo che dietro a questo piatto pronto che vedete voi, che adesso state vedendo un video già pronto e caricato, pensate che in questo momento c'è una persona che fino alle 2:30 di mattina sarà qui ad editare, poi il giorno dopo si andrà a ingozzare, a mangiare, poi dopo si sveglierà, il giorno dopo ancora, dovrà registrare altri video per gennaio, in più dovrà tenersi attiva su tutti quanti i social, dovrà combattere in direct con la gente che non capisce niente, quindi tantissime cose ragazzi, voi non potete capire quante cose ci sono dietro ogni mio singolo video e dietro ogni singolo video di ogni youtuber. Perché poi ragazzi vi ricordo che noi siamo persone come voi, persone semplicemente che hanno un seguito molto alto, ma siamo persone come voi, mangiamo, dormiamo, dormiamo non tanto, però mangiamo,
comunque viviamo, abbiamo una nostra vita privata, ognuno di noi ha la propria vita, i propri amici, poi c'è chi è sposato, addirittura qui su YouTube c'è gente che si è già sposata con dei figli, quindi capite che comunque dietro a questa telecamera c'è una persona esattamente come voi. Questo 2017 voglio ringraziarlo in particolare per avermi regalato tante emozioni grazie a YouTube. Vorrei tanto ringraziarlo, quindi grazie 2017, anche se molte volte non mi ha regalato la gioia mentre correvo per andare a prendere l'autobus che mi si è chiusa la porta davanti, ma del resto mi ha regalato tante gioie, tante figure di me, però tante gioie, tantissime. Sì, che dire ragazzi, già per me ho già parlato abbastanza, perché so di parlare molto, so di essere una di quelle persone ragazzi che parla all'infinito. Se voi fate una chiacchierata con me, finiamo dopo domani. Va bene, un goccio d'acqua che sono 20 minuti che parlo. Madonna, sto un attimo cago la secca. Madonna, è pure frizzante, quindi il doppio buono. Io con il mio cappellino da pescatore, la mia mega felpona ragazzi, che sembro tipo uno giapponese col kimono, la mia collanina offerta da Maria Luna, grazie ancora a Maria Luna per questo regalino che mi ha fatto, la collana che abbiamo io e Alessio, vi auguro ragazzi un grandissimo augurio per il 2018. Vi auguro tante cose per le persone che hanno dei problemi tipo familiari, economici. Sappiate che vi posso capire al 300%. Ci sono passata, ho raccontato la mia storia, diciamo una parte della mia piccola storia. L'ho raccontata con un post di Instagram che vi lascio qui sotto il link in descrizione per andare a leggere quello che ho scritto. E quindi avete il mio appoggio al 300%. Anche se non so chi siete, anche se non so in questo momento quanti anni avete, di dove siete, diciamo che comunque io vi do il mio appoggio, perché vi posso capire al 3000%, veramente. Ve lo dico col cuore ragazzi, perché sennò non l'avrei detto, mi sarei risparmiata questa parte, tranquillamente l'avrei tagliata. E invece se la vedete in questo momento nel video, significa che è veramente una cosa che ho tirato fuori dal mio corazon, per modo di parti. In più mando un augurio a tutte quelle persone che quest'anno hanno gli esami di terza media, quindi nel 2018, perché so che ci saranno tantissime che adesso devono affrontare gli esami di terza media. Auguri, auguri, buon divertimento. Vi dico già che è una cazzata, ho fatto due anni fa l'esame di terza media, devo dire che è una cazzata, però è normale sempre avere quell'ansia ragazzi, cioè è scontato che adesso voi avete l'ansia, che siete appunto tutti quanti in ansia, però state tranquilli ragazzi, è una cazzata. So che tutti quanti in questo momento vi stanno dicendo che è una cazzata, ma fidatevi, è veramente una cazzata. Basta impegnarsi un minimo e lo passate adesso l'esame. Dai che vi mandano via, così non li vedete più, poi ve ne andate alle superiori e dovete studiare fino al quinto anno. Poi dal quinto anno dovete andare all'università, però buona fortuna. Poi volevo fare un augurio a tutte quante invece quelle persone come me sono qui sul mondo di YouTube e che stanno vivendo insieme a me appunto questo piccolo sogno e che anche loro stanno portando appunto il loro sogno nei propri canali. Quindi mando un bacione di augurio anche a tutti quanti gli YouTuber che in questo momento stanno mandando questo video. Forse non so se anche se sono arrivati a questo momento del video, però vi mando comunque auguri, quindi auguri anche a voi. E in più un augurio veramente veramente speciale va a tutti voi, cioè voi persone, voi esseri umani, voi umanoidi, che riuscite a sostenere una persona come me, che riuscite a guardare veramente i miei video fino alla fine. Cioè come fate? Cioè è una prova a non morire challenge questa. Quindi niente ragazzi, io vi mando un augurio veramente grande, grazie per avermi regalato tutte queste emozioni del 2017. Veramente, grazie mille. Veramente, veramente, grazie mille. E niente, io vi auguro buon 2018. Tanti auguri a cari, familiari, cani, gatti, qualsiasi animale domestico voi abbiate. E niente, io vi mando un bacione enorme. E qui dalla vostra Silvia, perché e almeno una volta nella mia vita potete anche permettervi di chiamarmi Silvia. Qui dalla vostra Silvia è tutto. Io per adesso ho finito, ci becchiamo nel 2018. Un bacio, ciao. Ciao! Ovviamente devo fare la ritardata, sennò non era un video di esibizione. Ciao ragazzi.